Eder, Mech, Pallister. Cinque operai sono deceduti nella notte nel torinese, a Brandizzo, a un chilometro dalla stazione ferroviaria, in direzione Torino. Il treno, un convoglio tecnico trasportante una dozzina di vagoni da Alessandria verso Torino, stava viaggiando a 160 km all'ora. Gli operai, appartenenti a una ditta di Borgo Vercelli, stavano eseguendo lavori di sostituzione di alcuni metri di binari vicino alla stazione ferroviaria. Fortunatamente, altri due colleghi sono rimasti illesi, solo sfiorati dal convoglio. Sotto Socchi il macchinista, visitato da un'ambulanza sul posto e mandato a casa, che guidava con in cabina un secondo collega. Perfì esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti. Si legge in una nota della rete ferroviaria italiana. Sul luogo dell'incidente, la polizia ferroviaria e i carabinieri della vicina Chivasso coordinati dalla procura di Ivrea, per cui è presente la PM Giulia Nicodemi. Stanno effettuando rilievi e identificazione delle salme. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti e di Rete Ferroviaria Italiana. Dopo l'incidente, Trenitalia ha sospeso la circolazione sulla linea ferroviaria Torino-Milano, la stessa su cui è avvenuto l'incidente, tagliata a metà dal paese in senso orizzontale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.